D'accordo. Io mi sono girato. C'è anche lei? Di pronto? Ma anche quando dormi sogna, e che tipo di sogni fa? Vengono a girare dei film americani in Italia e grazie a loro, quindi andiamo avanti grazie al cinema americano. Esatto. E invece abbiamo visto a luglio i film italiani vanno a fare all'estero, vanno in Tunisia, in Romania, in Bulgaria. Le Cinecittà si è trasferita adesso in Bulgaria. Lei è? Io sono uno dei più vecchi capogruppi del cinema italiano. Allora, il cinema una volta, quello vero, era composto da Visconti, Fellini, Dino Risi, Buonarma che è morto, e ci ho fatto tutti i film. E il capogruppo era quello che faceva il film, che trovava le comparse, figurazioni, generici, i piccoli attori, con Manfredi, tutti. Adesso non c'è più niente, è finito. Spazzatura. Adesso tutti senza lavoro, grazie a questo signore facciamo una giornata ogni tanto e grazie a questi americani. E da qua? Costo caro, ma io... Ah, voi siete i businessmen, giusto? Non c'entra niente. E com'è che funziona? Com'è che vi hanno ingaggiato per fare... Perché abbiamo tanti professionisti del denaro. Quindi hanno capito subito che eravate... Eravamo noi. Qual è il vostro ruolo? A prendere il caffè al bar. Ah, ci ho fatto la scena. Dai, raccontatecela su. Abbiamo toccato qualcosa. No, l'abbiamo solo guardata. Quindi qua vi siete messi a bere il caffè? Certo, il caffè con lei. Sei il segreto professionale. Ah, quindi sapete, siete scomparsi del bar, lei beve il caffè, io prendo il caffè, cappuccino e cornetto. Che succede a lei mentre beve il caffè? Basta, fine? Basta, noi facciamo solo di contorno. Non si può dire di più. No, anche perché non si è fatto di più. Si è preso un caffè. Ci abbiamo messo 4 ore, ma abbiamo preso un caffè. 4 ore per un caffè. Grande soddisfazione? Molta. Grazie.